Abbiamo trovato quindi le rune, abbiamo fatto le nostre letture. Sono riuscito a farmi male cadendo come un idiota, cercando di non far esplodere qui il gas. E andiamo quindi a esplorare quest'altra area, cercando di derubare gli innumerevoli amuleti e rune che abbiamo innanzi a noi. Abbiamo un piano di sotto e un... ci sono fin troppi piani per i miei gusti, ma qui abbiamo direttamente un amuleto. In una stanza piuttosto grande. C'è qualcuno qui dietro? Questa è una specie di ricetta. Davvero non è protetto in alcun modo? Perché ci dovrebbe essere un pub con questa roba? Come si chiama? Qualcosa esplosiva. Non ho, però dovremmo riuscire a ritrovarlo. Cosa? Non c'è nient'altro? No. Allora, amuleti d'osso. Vediamo un attimo. Scegliamo un amuleto d'osso. Cos'era? Era... Presenza esplosiva. Subisci meno danni dalle esplosioni. Sì, interessante, ma non adesso. Quindi... Era una... Qualcuno che parlava? Non me lo sono immaginato. Ok. Fratelli e sorelle di Narghilè. E tutte le piccole persone che fanno grande questa città. Sono il duca. Sono il duca. Sì, stiamo sentendo da un po' troppi. Qui vediamo dopo. Una nuova imperatrice siede sul trono di Tanto. Sto andando un po' troppo nilly willy. Ah no, qui era dove stava il cuoco. Il cuoco che abbiamo già messo fuori combattimento. Anche se forse. Una scelta di parole infelice, visto che davvero era un semplice civile. E qui abbiamo monete. Ops. E raccogli... No! Non! Non! Apriti! Grazie. E anche tu. Sei da bagno anche, grazie. E cosa bolle in... Tentola. Ero stato veramente eccessivamente atletico. Ora noi potremmo scendere di sotto e di sopra, ma volendoci dare sempre. Cosa abbiamo qui di molto vicino? L'amuleto d'osso corrotto. È molto vicino ed è in alto, il che la renderebbe assolutamente una buona occasione per andare in basso e finire di vedere. Cosa abbiamo? Vino dei fichi. Non così interessante. Però cerchiamo di andare un attimo più cauti. Qui cos'è? Sidro. Rubinetti al momento non ci servono. Era un pub su più piani addirittura. E questo era il lato, diciamo, dove trovavano il barman e barmaid. E nient'altro. Qui si accede dall'esterno con tanto di guardie e co. Perfetto. Questo signore è un lato che non abbiamo ancora assolutamente ripulito. E che andrà ripulito, immagino. Oh, abbiamo un accesso al tetto. Accesso al tetto. Diamogli un'occhiata. Ah, qui c'è uno di quei palazzi infestati. Lì? Lì è dove stava la runa? Sì, lì dove abbiamo parlato con l'esterno. Si può passare anche da lì e salire e fare un giro laterale. E lì abbiamo... Non so se è un civile semplice. O se c'era anche qualche guardia.
Vorrei vederlo comunque questo. Ah, anche perché il socio del commerciante è di lì e la moneta d'osso corrotta è di lì. Non mi pare ci siano guardie qua. Potrei verificarlo in un altro modo. Direi proprio che siamo a posto. E non so, non... Hai deciso proprio adesso di girarti? Hey. Ah! Mi siete tutto indifferente tu. Il conservatorio reale, cosa nascondono questi muri? Bella domanda. Signorina, lei ha qualche segreto? Molto. Ecco dove li trova. Cosa? Appena sbarcati, affamati di opportunità, crederebbero a tutto. L'argento di questa terra è interna. Ma chi? Cosa? Conosci la storia del marinaggio intrappolato per sempre nei mari. Senza domande né problemi. Lo accompagniamo su tutti i mari. Io sono quel marinaio. Ecco lo spirito servito. Ok, Ehi! Signorina, lei ha la fortuna di davvero non essere per niente allarmata dalla mia presenza? E questo forse le consentirà una vita lunga e... prosperosa, o forse verrà divorata da delle mosche del sangue e finirà tutto in atroci sofferenze, ma non sarò io a dirlo per lei. Andiamo a vedere qui la situazione. Vorrei avere qualcosa di infiammabile da lanciare, senza sprecare mie risorse. C'è niente qui di particolarmente infiammabile? Bottiglie vuote non fanno al caso nostro. È veramente poco fornita lei qui, eppure si è messa ad abitare sopra un... ex enorme pub. Tutto a posto. Non è successo niente. Non c'è niente da guardare. Ma questa è tutta una scusa per cercare cose infiammabili. Ah, tipo questo. Perfetto. Tutto è andato esattamente come doveva. Addio. Non riesco a crederci nemmeno io a quello che dico. Forza. Non voglio usare poteri per nulla, che ci stiamo già sprecando un sacco di mana. Di qua, perfetto. Scusate tutti, permesso. Oddio, un po' troppo alto. Ce la posso fare? E di là. C'è una... C'è qualcuno di vivo? C'è qualcuno di dannatamente vivo qui. Perché non sto cadendo? Non lo so, ma... Oh! Ok, ok. C'è qualcuno di vivo là. E a quanto pare qualcuno che è a suo agio con le mosche del sangue. Questo lo rende... Oddio! Mamma mia! Perché non riesco a fare i salti quest'oggi? Era troppo... o alto? Va bene. Niente, continua a farmi male senza un vero perché. Voi direte, ma perché diavolo ti stai intignando? Usa quei poteri che hai per traslarti in giro. Sì, signori, detto così sembrerebbe davvero facile, ma voi non state percependo il fatto che mi dà molto fastidio non riuscire a fare questi salti e che quindi io debba continuare a provarci fino ad esserci riuscito. Prendiamoci comunque un elisir e vediamo dove si trova quel... Eccolo. È qualcuno che potrebbe valere la pena stordire? Domanda. Vediamo quanto combatti a distanza allora. Non è un problema essere visto. Tu chi... Ah. Si vede subito. Io non sono affatto cattivo. Bene. Mi mostro la via d'uscita. Oh diavolo. Ah, ma così la fate. Oh diavolo. Mi sono curato troppo tardi? Ok, non è qualcuno che possa essere contrastato normalmente. È sicuramente qualcuno che sarebbe meglio mettere fuori combattimento. Questo presentimento.
Ho questo fortissimo presentimento. Pardon? Eravamo un po' indietro rispetto a quello che avrei voluto fare. Qui sicuramente c'erano dei soldi che non avevo preso, vero? Questo lo ricordavo. Non mi pare ci fosse molto altro. No, cibo e altre cose così. Quindi, ora sappiamo già come fare questi salti. Giusto? E sapendolo ho scelto di fare la strada sbagliata. Addio, su, corvo. Ora, abbiamo un obiettivo molto chiaro in testa. Ed è esattamente fare fuori questo tizio pericolosissimo. Dove sei, caro ragazzo? Di là. Ti ho lisciato. Me misero. Non sei morto. Sei morto. Ah, grazie al cielo. Ora, abbiamo quanti proiettili infiammabili? Un po'. Ops. E questo è il problema, di avere tutte queste cose davanti che ci bloccano il tiro. Sì, l'abbiamo capito, Duca. La nuova imperatrice, siede sul trono di nostra di là. Ok. Tra di là la prima della lei regnare, possa lei regnare. Ci sono dei traditori, traditori che mettono il trono. Mamma mia, questo eco. Morley e io persine che entravano nel freddo e uccioso nord. Vogliono la guerra, gliela daremo. Rinuncio alla possibilità di parlare con tutto questo casino. The Crown Killer is watching. L'ucciso della corona sta guardando. Sì, ma diciamo che è andato fuori servizio al momento. Anche lei dovrebbe morire cortesemente. Quell'essere comunque era veramente resistente. Credo che il primo colpo fosse stato semplicemente un grandissimo liscio. Abbiamo una cassaforte. Ma più avanti credo semplicemente... a me l'osso corrotto? Alta pressione. Che sarebbe? Granate serbatoio d'olio e bottiglie infliggono più danni, ma granate serbatoio d'olio e bottiglie hanno un raggio d'azione minore. Non utilizzandoli così tanto, sta bene là. I venti del sud di Caleb Manly, filosofo naturale. E custode del nido... Praticamente era qualcuno che era stato modificato dalle mosche del sangue per diventarne custode o qualcuno che lo aveva scelto? Non so se lo sapremo mai, vero? E Ashworth, dentro un diagramma esistenziale. Combinazione della cassaforte scoperta. Credo di aver visto uno degli studenti presenti alla mia lezione annotare la combinazione della mia cassaforte, quel damerino dilettante che vorrebbe fare la carriera come giornalista. Brutto impiccione. Ha scelto una carriera adeguata e il suo cugino snob opera nella bottega del mercato nero, qui vicino. Quindi devono avercelo nel sangue. Ora dovrò chiedere a Margaret di cambiarmi la combinazione della cassaforte. Quindi questa è una combinazione che può essere acquistata al mercato nero? Cosa ci sta qua? Ci sta un bel po' di soldi, ecco che ci sta. Un bel po' di soldi. Direi che varrebbe la pena prenderla questa combinazione della cassaforte. Ma forse potremmo rubarla, quindi... Anche perché non credo ci sia nessun altro modo qui. Ma queste stanno... Cioè, sono semplicemente a terra, ma sono ancora tutte vive? Cioè, soltanto perché vi ho distrutti i nidi vi siete placate? Maledette schifo di bestie. Dovete morire malissimo. Ok. Non siamo perfetti ancora, ma... Che dire, abbiamo fatto un po' di pulizia. Ora. Abbiamo preso un altro amuleto e abbiamo vicini ancora un po' di cose. Il conservatorio reale. Cosa nascondono questi muri? Ma la nostra missione era ancora qui... Ah, era di là. Vicino a quell'amuleto d'osso, il socio del commerciante.
Ora, qui siamo in una area nuova. E area nuova vuol dire guardie nuove. Qui non vedo nessun ingresso, il che probabilmente indica il fatto che ci sia un ingresso dall'altro lato. Qui abbiamo dei tubi. Possiamo sfruttare forse per mantenerci un po' più elevati e poter osservare meglio la situazione. Ok, abbiamo una di quelle torrette che viene alimentata. Ah, lì potremmo reindirizzarla addirittura. Ma credo sarebbe una... un metodo un po' troppo brutale di gestire queste guardie. Un pizzico più brutale di quanto mi garbi. Però ne abbiamo viste due. Non credo siano così poche qua. È un'area molto grande. Potrebbe esserci qualcosa lì dietro, oltre la nostra linea di vista. E lì riprende... No, non sta dicendo niente di realmente comprensibile. Ok, dobbiamo cercare di arrivare là dietro e capire se abbiamo modo di avere un qualsiasi tipo di possibile spostamento. Vediamo se là veniamo visti da qualcuno. Il rischio è alto. Dobbiamo agire velocemente allora. Ci stanno per vedere. Perfetto. Via giù nell'ombra. Allora, questo potrebbe essere un momento in cui installare un sistema di sicurezza. Popolo di Karnaca, sono il Alcuni di voi. Sistema di sicurezza sistemato. Non abbiamo molte cose. Addirittura non abbiamo più dardi. Questo è male. Va bene. Scosse dalla Gran Guardia Sergoniana. Lasciate che risponda a questi sopillatori. Chiunque sia è venuto da solo. Non saranno tollerati. No, non è da solo. Sfruttiamoli allora. L'uomo che non si fermerà finché non avrà trasformato tutto l'argento di questa terra in denaro sonante. Gli ho chiesto di raddoppiare. Niente. E l'ha fatto. Senza domande né proteste. Non vogliono venirci al... Nah. Pare che alla fin fine non siano stati troppo interessati. Allora, lì abbiamo una guardia, il che era un problema. Oh, diavolo. Niente. Allora, siamo stati scoperti. L'unica cosa che possiamo provare a fare è... Torna qui. No, sono in due, sono in due. Come è possibile? Siete in due. Combatto gente come te da quando ha indossato l'uniforme. Lasciatelo andare. Lascia andare, lascia andare. Oh diavolo. Chiudiamola qui. Ops. Lo so ragazzi. In due mi avete stretto un po' troppo. In due mi avete stretto un po' troppo. Mi spiace, non volevo andasse così, ma siete davvero troppo aggressivi. Invece, guarda quanto poco mana ho. Questo vuol dire che mi avevi colpito anche bene. Mi avevi colpito e anche bene. Qui abbiamo l'altra guardia. No, di sicuro. Cosa hai? Oh, lì c'è un allarme. Ora. C'è un'altra guardia ancora. Mi sono messo in una brutta posizione. Non puoi nasconderti per sempre. Vero. Ma sarebbe davvero bello se fosse un'opzione. Qualcosa si è mosso. L'ho visto. Che diavolo. Cos'è stato? Che succede? Ok, ok. Allora, mentre è ancora distratto. Ehi, ma chi? Sperando che sia da solo al momento. Piano, piano, no, lì sta arrivando un'altra guardia. Non facciamoci prendere dalla foga, andiamo di qua. Ok, giù qua tu. Che voi non ci crederete, ma sapete cosa sto cercando di fare? Di non uccidervi, e me lo state rendendo veramente, veramente complicato. Ora, qui c'erano due guardie di ronda. E due guardie di ronda lì.
Non so quale ho preso prima uccidendole, purtroppo. Andrebbe disattivato anche quello per stare un pizzico più tranquilli. Stiamo rischiando che ci veda, tra l'altro. Arriva fin qui? No. Quella che abbiamo appena stordito passava dai giardini lì sotto, davanti al conservatorio. E abbiamo quella lì. Abbiamo due guardie laggiù e una qui. Ok, ma siamo relativamente liberi di passare di qua. E lì abbiamo un balcone e fa tutto il giro da là. Ok, qui mi sembra abbastanza libero adesso. Ah, reindirizzatore, siamo pieni di per reindirizzare addirittura. Topi. E abbiamo un qualche tipo di passaggio. Abbiamo qui una porta addirittura. Ok, che diavolo è quella? È un poveraccio? Un dardo. O una strega, non sono riuscito a capirlo affatto bene. Non so. Non so perché ti ho per scontato che siano aggressivi, ma potrei sbagliarmi. Facciamo una cosa. Non ho nessun altro modo per non ucciderli, se non utilizzare una mina in caso. Potrei potrei accecarli e scappare in caso. Vediamo. Salve. Civili. Puoi scommetterci. Ah, siete gente tranquilla. Bravi, bravi, bravi. Così mi piacete. Prendo un po' del vostro cibo. Ah, molto meglio. Anche questi dardi di balestra penso che per voi non fossero così importanti. Per me lo sono. E come? Basta così, credo. Allora risalirò da qua, chiudendo prima però questa porta. E quello? È un morto? Ci sono delle trappole. Molte trappole. Corpo senza vita. La trappola è stata decisamente letale. Ed era un dardo di balestra semplice. Ok, avanziamo piano piano, che dite? Piano piano piano. Lì sopra dovremmo trovare qualche altra trappola, quindi. Il problema è, troveremo anche persone? Continuiamo a guardarci alle spalle. Lì c'è un'altra trappola, ma non vedo altri fili. Forse non ce ne sono effettivamente. Ok. Una mosca del sangue che però sono state per lo più uccise. O sono morte. Non so se le mosche del sangue che arco vitale posseggano nel caso non riescano, non riuscissero a cibarsi. Sì, sono molto vigliacco, dato che continuo a utilizzare il potere per capire se ci siano cose o meno interessanti per me ogni piesso spinto. Ok, abbiamo svariate cose. La soluzione di Adermer è davvero buona. Questo che diavolo è? Ah, un bruciatore. Poi abbiamo qui c'era davvero poco. Poco e nulla. Bottiglia di cloroformio, il che potrebbe essere molto utile. Dardi di balestra che indicano qualcosa per caso. Conservatorio reale è la mappa che già avevamo trovato. Quindi da questo punto di vista niente di nuovo. Reindirizzatore siamo pieni. Dardi pungenti. Mina tagliente che non avevamo più. Tubo riverberato. Ah, è un progetto di colore diverso. Opportunità, ho un nuovo incarico, perfetto per i tuoi talenti unici. Vorrei che recuperassi il vecchio prototipo di Rose Barrow esposto al Conservatorio Reale. Sarà ben protetto, pertanto raddoppierò la ricompensa.
portamelo alla bottega, MV. E questo è il nostro uomo, credo. Ottieni proprio di Rosbarrow, infatti. E abbiamo preso pozza spirituale. Pozza spirituale che... cosa ci dice? Pozza spirituale, la rigenerazione del mana è leggermente superiore. Questo non è male. Un secondo. A volte i poteri non consumano mana è sempre positivo. Uccidendo mosche e sangue e ratti la salute viene ripristinata. Situazionale, ma comunque utile, soprattutto perché tu puoi attaccare le mosche del sangue mentre loro attaccano te e recuperi vita. Bere una fontana ci piace molto. Questo è fantastico, il modo dell'oblio. Questo mi piace moltissimo. Questo è davvero troppo situazionale. Potremmo tranquillamente switcharlo. Dati narcotizzanti ne utilizzo molti pochi. Questo pare quello... sì, i contenitori di dardi possono contenere un dardo in più. È la cosa meno utile. Quindi, abbiamo detto che era pozza spirituale. La regenerazione del mana è leggermente superiore. Oh, visto che stiamo utilizzando più spesso i poteri, quantomeno che ci torni un po' più mana indietro. E credo fosse davvero tutto. Qui eravamo full, sì. Bene così, non si può più salire. Nope. Quindi il prototipo di Rosbarrow vuol dire che dovremo entrare, chiaramente. Ma noi abbiamo lì una runa esterna, che è quella del mercato nero, mi verrebbe da dire. Credo. Sarà quella del mercato nero? Questo posto, fra l'altro, è fantastico. Se noi pensiamo di non voler esplorare quell'area, o di esplorarla al ritorno, magari, questo passaggio alto sembrerebbe davvero fantastico, perché ci porta vicinissimo a una runa con delle finestre aperte. E abbiamo visto delle streghe e sappiamo che la nostra Brianna è in combutta con Delilah. Quindi mi aspetto streghe qui dentro. Staremo a vedere. Mosca del sangue. Una singola mosca del sangue? Che diavolo? Abbiamo un morto. Questa finestra non può essere utilizzata. E qui abbiamo forse un accesso di qualche tipo? Ah, ricordo. Ricordo questi gentili signori. Anche se non dovrei ricordarmeli. Li abbiamo conosciuti nei panni di Daud. Cani maledetti. E bisogna distruggere proprio quella. Vediamo, facciamo un test. Perfetto. Maschera distrutta vuol dire che quel cane, oh, comunque non sarà più un problema. Anche perché nel caso uno uccidesse il cane senza distruggergli poi la maschera, beh, continuerebbe a tornare. Ah, chiusa dall'interno. Anche questa. E lì abbiamo una strana bestia. Per cui forse sarebbe stato davvero utile avere qualcosa di infiammabile. Cosa che però ho utilizzato interamente. Penso ci faccia molto male quell'affare. E essere molto rumoroso forse non è la soluzione. Facciamo una prova. Ops, sbagliavo tasto. Non è nemmeno morto. Ok, continuiamo. Devo fare un test. Sono nove creature. Ok, possono essere uccisi. Possono essere uccisi. Non so quanto la granata fosse stata un overkill, onestamente. Lì c'era una strega, c'è ancora? Sì. Statica e immota. E qui nessuno ci sta sentendo. Quel cuffo è incredibilmente grande. Ora, qui non c'è niente, eh?
E qui dietro immagino che non ci si possa arrivare. Noi possiamo salire lassù, credo. Ma ci sarà... No. Non c'è niente che ci faccia tornare indietro di là. Saremo quindi costretti a farlo... internamente? Ma che pro entrare qui? Possiamo aprirci delle finestre? Qualcuno ci aveva visto o sentito? Malvagie dame e cacciatrici di esseri striscianti nella buia notte. Ex contadine e magistrati. Venite a me e inchinatevi, poiché io sono Delilah, la vostra regina. Tutti acclamino Delilah, la luna nel cielo e la nebbia che ricopre il lago Comanzo. Certo. Amelia, mia cara, se Brianna ti sente ed è di cattivo umore, perderai Amelia per un simile scherzo. È solo uno scherzo, Francesca. E Brianna è troppo impegnata con la comunione per notarlo. Sì, con la comunione. Sì, perché altrimenti l'abbazia ci brucerà tutte sul lungo. Ora smettetela con queste idiozie. Sì, capisco cosa intendi dire. Le streghe, se non ricordo male, anche loro potevano teletrasportarsi piuttosto rapidamente. E ne abbiamo 4 qua sotto. Quanti dardi abbiamo? 8. Una bella ricarica abbiamo fatto. Il ho già detto mille volte che devi imparare le parole e pronunciare con i fiori di calendula, altrimenti l'incantesimo non funziona. Ce ne erano altre? Non mi pare. Ah! Che senso di pulizia adesso. Sì, adoro le balestre, soprattutto quando sono belle e precise. Ora, stavamo dicendo che noi abbiamo una runa di là. Forse, dopo lì andremo a vedere... Che bella tartaruga, fra l'altro. Sì, credo fossero tutte. Erano 4. Ok. Nient'altro qui che ci... Il conservatorio, costruito quando sono partito per Dunwall. Sì, un'altra di quelle bestiacce. Non credo che nessuno ci possa sentire. Usiamo un attimo una granata adesiva, che per loro non sono riuscito davvero a capire come funzionassero. Cioè, si attaccano e dopo un tot esplodono, molto semplicemente, ok? Semplicemente non rimbalzano. Quindi se uno aspettasse di più, servono 2 granate, fra l'altro, per buttare giù questi bestioni, signori. Non sono esattamente poche 2 granate. E lì abbiamo... abbiamo un po' di persone qui che non sono accorse nemmeno sentendo una granata. Quello è un morto, credo. Così che va il mondo, cara. Sì. Esterno. E parte dei suoi poteri arriva anche a noi. Non mi sembra giusto. Pensa se fossi lì. Non ti sento più. Che al macello. I doni che riceviamo sono pur sempre... Questi si portano le mosche del sangue appresso, questo si portano? Un modo saggio di vedere le cose. Ma non aiuterà lo Sinda a guadagnarsi il favore di Delilah. Ora, fatemi prendere qualche dardo che vorrò utilizzare su di voi. Oh, mi avevi visto! Maledizione, non è stato uno stealth perfetto! Mettapino! Come avrete intuito, non mi interessa assolutamente nulla. E gli hanno messo del fico, che in effetti forse è stato meglio non mangiare. Questo era un corpo di una guardia. Già, non meritano decisamente di vivere questi affari. Runa, e sono 3. Ce ne serve un'altra. Vediamo che altro abbiamo qui. Altri dardi. Non so cosa fosse quello. Non lo capisco onestamente. Osso di balena grezzo. Quasi l'avevo mancato. Questo presto ci servirà. E come se ci servirà. Lì abbiamo altre schifezze, ok. Qui la signorina, che è morta in modo molto simpatico. La duchessa in verde. Leggeremo dopo.
Bottiglia di cloroformio. Interessante, ma adesso non devo addormentare nessuno. Andate a giocare con i vostri stessi giochi, bastarde. Ora, di là si procede, ma noi continuiamo nella nostra ricerca di amuleti. La runa quella, ok, mercato nero. Abbiamo qui una runa a 55 metri. Amuleto osso nero che tendono ad essere molto belli. A 42, niente sotto di noi? Sì! Un amuleto d'osso sotto di noi. Attenzione che questo è importante. Mi è stato detto che forse solamente quelli rossi sono nidi di mosche del sangue. E io vorrei dire, penso che siano tutti nidi di mosche del sangue, però probabilmente questi sono gli unici realmente attivi. Gli altri forse sono nidi ormai essiccati e che hanno perso gran parte della loro efficacia. Io volevo scendere, questo non è stato positivo. Allora, di qua non si scende. Possiamo tranquillamente tornare alla finestra e vedere strade alternative. In fondo abbiamo più o meno ucciso gran parte delle persone qui sotto. E saremmo... Cos'ha quella? Tartaruga. Saremmo comunque voluti scendere prima o poi. Ah, è un marchingegno che è stato esposto. Era una struttura in qualche modo. Qui non dovrebbe esserci nessuno adesso. C'era quel cane. E questo era l'ingresso principale, a tutti gli effetti addirittura coperto da un muro di luce. Qui invece non sappiamo. Abbiamo un cane. Un cane a protezione del tutto. Lì c'è qualche morto, credo. E qui sotto... Potremmo ignorare il cane lì. Ma non mi piace. Lo sapete. E lì abbiamo qualche morto che sta venendo ancora... Ti sento, canide, ma non ti vedo. Eccoti, ma non vedo il tuo brutto muso. Non sarà così facile, mi stai dicendo, eh? Vedremo. Vedremo, quella è una porta che dà all'esterno. Quasi sicuramente data. Sì, direi che dia di là. L'oraculum è il prototipo di Rosbarro. Faremo entrambi, tranquilli. Ora, inizialmente la tua posizione era quella. Se riuscissi a tornarmi di lì, bottiglie di reagente. Non so cosa faccia il reagente, purtroppo. Sarebbe stato simpatico da testare. Però la utilizzeremo comunque. Non è stato minimamente allarmato. Il fatto è che non so se questo mio potere sia funzionante contro quelle bestie. Beh, oddio, ora che vedo gli oggetti, forse sì, ma... Chiave dell'archivio. Interessante. Reindirizzatore che continuiamo a essere pieni. E un amuleto d'osso. Ci hanno sentito. Peccato che tu non possa venire qui. E amuleto d'osso che non ho letto quale fosse. Bere da una fontana di pristine mana. Penso fosse questo. Potrebbe essere più utile rispetto al bere da una fontana per recuperare il cibo. Penso fosse quello. Allora, sostituiamolo a quello con cui recuperiamo vita dalle fontane. Ci sono... questo qua. Acque spiritiche.
Lo preferisco perché ci sono molti più modi per recuperare la vita di quanti ne abbiamo per recuperare il mana. Ora, qui potrebbe sembrare che noi si abbia finito, quando in realtà non è affatto così, perché vorrei capire meglio dove sia questo essere. Eccolo lì. Quello è un vivo o è morto? Oddio. Preso. Ok, ho sprecato un po' troppi dardi. Quindi vediamo se... corpo senza vita. Vediamo se qualcuno è recuperabile. Uno. Va bene, meglio di niente. Ora fatemi prima controllare che l'aria sia, stavo per dire appunto, sicura. Stai giù. Cosa? Tu hai visto me, ma io ho visto te. Ora, non abbiamo altri dardi, e questo potrebbe essere un grosso problema. Ne abbiamo di accecanti o di pungenti, li costringe a scappare. Preferisco accecanti al momento. Ora, questo è un livello sotterraneo, praticamente. Ah, qui siamo nel famoso seminterrato, credo. Questo era il famoso seminterrato. Era uno dei livelli possibili, se andiamo a vedere. No, testi e mappe, mappa, conservatorio reale. A livello meno 1 abbiamo l'entrata delle consegne, la scala per la hobby, vediamo un po', l'archivio e l'archivio. Abbiamo cose da fare qua sotto in realtà, quindi. E abbiamo una runa a questo livello, quindi cambiamo la nostra ricerca. Ok, va bene così. Abbiamo ucciso due streghe. Vediamo questi nidi, anche se sono appunto vecchi. Oddio. Qui c'è qualche nido invece fresco. Vedi, questi penso proprio che siano ormai nidi morti, se così vogliamo definirli. Ecco, come vedete, loro ci fanno male, ma col fatto che io recupero vita uccidendo a loro, i danni che subiamo sono decisamente risibili rispetto a quello che sarebbe potuto essere il risultato di tutto ciò. E in effetti, proprio per questo motivo, dovrei andare più aggressivo e utilizzare meno dardi e altro. Carne di lupo? Ah, cane lupo. Ok, riflessioni sul mio viaggio. Qualche osso da prendere? Qualche cosa? Tu muori. Sveglie, rum infiammabile. Lì c'era un passaggio, ok. Questo sono anche un modo per curarsi. Se la trovassimo una fontana per non utilizzare l'elisir, sarebbe fantastico in realtà. Lì abbiamo la runa. Promemoria. La chiave dell'archivio è nell'ufficio del quartiermastro. Non l'abbiamo già trovata noi? Infatti l'avevamo già trovata, ricordavo. Ora cerchiamo di essere meticolosi. Qui ci sono varie cose prima di prendere. Qui abbiamo un'altra chiave dell'archivio, ok. Il diario di Ashworth, capirò perché Delilah non può essere uccisa. Fantastico. Dopo la sconfitta di Delilah per mano di Daud, la congrega si disperse. Daud. Mi sono fatta una nuova vita a Karnaca. Poi ho udito i sussurri dell'oblio che mi hanno portata ad Alduka. Li aveva sentiti anche lui. Insieme abbiamo riportato Delilah in questo mondo, conquistando l'impero della casa di Aramis Stilton 3 anni fa. In tutte le isole, chi era stato con lei a Brigmore e prima ancora, percepì nuovamente il suo fuoco. La sua magia era tornata. Altri giunsero, nuovi volti, sangue fresco. Ora Delilah è immortale, eterna. Governa Dunwall e abbiamo un nuovo scopo. Corrompere l'ordine oracolare. Corrompere l'ordine oracolare, ok. Affidano alle profezie delle loro sorelle e presto noi influenzeremo i loro sogni e le loro visioni.
Chiaro, chiaro. Quindi era palese che volessero realmente corrompere l'ordine oracolare. Come arriviamo là dietro? Da qua sopra direi, ok. Oh, belli a papà. Qui vediamo dopo. E piume. E questo dovrebbe essere tutto qui. Ok, abbiamo trovato la runa. Siamo a quota 3? 3 credo. 4! Attenzione, è giunto questo momento. Creazione magistrale necessario. Ah, non possiamo skipparle, signori. Ci hanno fregato. Migliora potenziamento. Sì. Sono necessarie. È ad albero. Non potevo skippare. Va bene. E allora ce ne mancano ancora 4. Qui abbiamo sinergia dei tratti. Utilizza lo stesso tratto fino a 4 volte da tutti i tuoi amuleti d'osso. Fino a 4 volte tra tutti i tuoi amuleti. Ok, aspettiamo ancora. Aspettiamo ancora, non voglio ancora fare niente. Lo so che sarà snervante come attesa, ma sarà comunque così. C'è poco che possiamo fare a riguardo. Voi direte, potrei fare tante cose a riguardo. Potrei per esempio craftare prima. Non avreste tutti i torti, ma sta di fatto che non succederà. Quindi prendiamola così com'è. Ora, ci potrebbero essere anche altre streghe qui, e questo è di importanza relativa. Quella runa, no, in realtà non ci interessava. C'è niente a questo livello? No. Quindi qui abbiamo un amuleto d'osso nero molto vicino. Osso, abbiamo un po' di amuleti più o meno a livello, al pian terreno e poi al primo piano. Qui l'archivio ormai che era la parte più interessante. Ah, si poteva... Ah, forse c'era un modo... si spostava questa. Si poteva entrare chiaramente senza chiave. Che cosa fantastica, signori. La quantità di modi con cui si possono fare le cose mi lascia sempre ultra piacevolmente sorpreso. Non dovrebbe, ma lo fa perché sapete, da molte altre parti questo non è affatto possibile. E andiamo così aggressive, abbiamo detto aggressive. Non sprechiamo altre risorse. Vedi, quelle cose infiammabili, infatti, non dovrei spiegarle così, dovrei essere più aggressivo. Io lo so, voi lo sapete. Ora, questo che diavolo è? Qualcosa di congelante? Non capisco. Quello è un morto, invece, questo è abbastanza palese. È morto? È un corpo senza vita, sì. Sembrava uno di quei custodi del... Ah, qui possiamo chiamare l'ascensore in più modi. La mappa. E possiamo risalire. Quindi abbiamo un ascensore anche qui. Ok, aspetta, che gli ascensori in genere nascondono cose interessanti. Per esempio, sala principale. Esco. Vediamo se ci sta niente qui sotto. Come quel trucchetto che abbiamo fatto in passato. Chi mi ha visto? C'è il suono come se qualcuno mi avesse visto. Oh. Niente. Bah, una strega. Proprio qui sopra? Davvero? Sta continuando a salire. Parrebbe anche da sola. Capisco qui. Ho finito i dardi. Ok, ok. Accechiamole. Qualcuno si è trasportato dietro di me. Chiaro. Doveva succedere prima o poi. Accechiamo. E accecarle pare funzionare abbastanza bene. E sì, si teletrasportano... si teletrasportano decisamente anche loro. Brave, ma... non so il motivo per cui questo dardo non accecasse me stesso, ma questo vi ha lasciato piuttosto scoperte. Ora, abbiamo ancora... Esatto. Uno di quei canidi. Da gestire. E sento ancora chiaramente dei passi. Succede qui? Non saprei.
lei si teletrasporta subito qui? Non mi piace. Non c'è niente qui. Meglio controllare. Diamo un'occhiata. Due. Proprio quando pensavo di poter. Sta andando lunga la signora? Non me lo sono immaginato. Sempre così. Ok, ok. Queste sono occasioni per eliminarne di più. Non c'è niente di male in quello che sta succedendo. Non c'è niente di male in quello che sta succedendo. Cosa? C'è qualcuno? Lo sento. Ai! Non lascerò che fugga! Aia, bell'urlo! Bell'urlo! E la mina tagliente non ha funzionato? No! Sì, ha funzionato! Sì, si è teletrasportata solo per morire. Ma la sua collega no. Come vuoi morire? Voglio vederti, Shanku! Torna qui! Mi dipingerò le unghie con il tuo... Dai. Dovevi restare nel tuo noioso mondo. E anche tu. Anche tu. Ah. Bene. Sembra che la situazione si sia decisamente tranquillizzata un poco. Sì, questa purtroppo è andata ormai utilizzata. E non trovo fontane per recuperare il mana. Purtroppo. Cosa abbiamo noi qui? A questo livello pare non esserci assolutamente nulla da prendere. E quindi rimaniamo con questo che abbiamo selezionato. Muletto d'osso nero. Mi sta bene. Ma voglio comunque esplorare questo piano. Quindi torniamo un attimo indietro con più calma. Prendiamoci anche un elisir, alla fine ne abbiamo un tot, sì. E vediamo cosa abbiamo da leggere. Allora, testi e mappe, promemoria, letto, audiografi, l'abbiamo sentito, conoscenze, non c'era veramente nulla di nuovo, abbiamo trovato dei doppioni a quanto pare. Ok, questo non ci crea nessun problema, anzi ci va benissimo. E ora esploriamo questo piano terra, togliendo queste che mi stanno antipatiche, e poi, con calma, mano a mano, saliremo sempre più in alto, perché questo posto pulla di streghe, e noi le streghe, come avrete ormai notato, le ammazziamo.